Volevo ricollegarmi per poi lasciare invece la parola a Carlo Alberto, che ha anche, diciamo, una sua visione, come dire, parallela anche con qualche slide, e quindi Carlo Alberto, direi che magari chiudiamo il cerchio con te. Però volevo chiedere invece a Francesco Billari, che è demografo, no? E che quindi ci può e che conosce bene il rapporto, perché lo abbiamo appunto discusso insieme in Bocconi qualche mese fa, se c'è un elemento, una variabile che per fortuna ancora tiene dal punto di vista della misurazione della felicità in Italia, anche secondo appunto il rapporto internazionale, è proprio quello demografico, no? È quello, diciamo, della longevità in buona salute, è quello del rapporto tra le generazioni, ci sono alcuni elementi che reggono, no? E allora ero interessato a capire insieme a te come questo può essere un'ulteriore opportunità, come questo viene percepito e come questo può avere, rispetto anche a delle curve che conosciamo, come può essere una lettura del futuro anche rispetto ad esempio all'immigrazione, a quello che diceva Andrei. E quindi grazie di essere per la prima volta qui con noi a Festival e grazie per il contributo che ci può dare su questo. Grazie Francesco, e grazie anche per attrarre l'attenzione su temi demografici che, diciamo, sono oramai spesso sul tavolo in questa discussione. Allora, un mio collega ricordava sempre una definizione della demografia che secondo me era restrittiva. La demografia è lo studio delle nascite, delle morti e della matematica, questo diceva il mio collega. Secondo me non era corretto, c'è anche l'aspetto emigrazioni, però parliamo essenzialmente di nascite e morti, oppure di nascite e longevità. Quello che succede in mezzo non ci interessa. Quello che succede in mezzo ovviamente è il percorso di vita, ce ne occupiamo, ma diciamo per questi minuti parliamo solo di nascite e morti. Il tema della crisi demografica, del calo, sottolineato da Illy, ma diciamo discusso in generale, è solitamente quello del calo delle nascite. Ecco, anche qua la felicità c'entra in due modi, e poi arrivo anche alle buone notizie, alla longevità. C'entra in due modi perché dal punto di vista macro, cioè del confronto tra paesi, i famosi paesi scandinavi, che abbiamo visto vincono nella classifica della felicità, vincono anche nella demografia europea. Diciamo, se lasciamo stare i paesi a sviluppo più ritardato, nei paesi più avanzati la felicità è correlata positivamente con l'avere figli e uno sviluppo demografico, se volete, più equilibrato. Quindi che cosa succede? A un certo punto della storia dell'umanità riusciamo a sviluppare delle istituzioni, delle società, delle soluzioni di mercato che consentono ai paesi che stanno meglio economicamente, più felici, di trovare anche un equilibrio demografico. Non è tutto automatico, ma forse ci arriviamo. Se questa cosa ci sembra un po' esoterica, riferita solo agli altri, quindi la Svezia ha un equilibrio demografico migliore oggi verso l'Italia, dobbiamo ricordare due cose. Primo, non è sempre stato così. La Svezia ha fatto qualcosa, messo in atto delle politiche sia di uguaglianza di genere sia di conciliazione lavoro-famiglia, di investimento sui bambini, che hanno portato poi alla situazione odierna. E il secondo aspetto è, pensiamo all'Italia. Ecco, io sono figlio di un calabrese e una siciliana. Calabresi e siciliani sono emigrati a Milano perché? Perché ce n'erano tanti, perché in Italia tanti figli erano al sud, al nord non c'erano le persone. Ecco, oggi siamo nella situazione in cui a Milano, provincia di Milano e comune di Milano, si fanno più figli della media nazionale in Italia, e nella classifica dentro l'Italia le aree più ricche hanno una demografia più bilanciata. Quindi questo è il primo aspetto. I figli, quindi in realtà, sembrerebbe dar ragione a Luciano quando dice su questo il PIL è ancora importante, nel senso il PIL è importante, ed è importante anche una prospettiva rispetto al futuro. Chiaramente questo lo vediamo anche nelle scelte individuali. Le notizie, diciamo, quindi nascite, parliamo anche di longevità, se non vogliamo dire morti, sta un po'. Allora, longevità, beh, allora qua mi ricollego anche
aspetti che sono stati toccati prima. Dentro il World Happiness Report c'è una parte dove l'Italia fa peggio, è quella cosiddetta del negative affect, il pessimismo, ma l'abbiamo già sentito. Un altro tipo di rapporto che mi è capitato di leggere è stato fatto dalla Pew, che fa un'indagine sugli atteggiamenti a livello mondiale e chiede in giro nel mondo se oggi stiamo meglio rispetto a quanto stavamo 50 anni fa. Ecco, tra i paesi occidentali l'Italia è campione di pessimismo. Il 50% degli italiani intervistati nel 2017 dice si stava meglio 50 anni fa. E io qua sono uno ossessionato dai dati e sono un demografo. E attenzione che è molto pericoloso, e poi arrivo anche a questa situazione, questo tipo di atteggiamento. Allora, 50 anni fa, l'indagine 2017, 1967. Nel 1967 33 bambini su 1000 morivano entro il primo anno di vita. Nel 2017 3 su 1000. Quindi, se volete un elemento un pochettino molto di base, del tipo la probabilità di vedere un bambino morire attorno alla nascita è diminuito, diciamo, è arrivato a meno di un decimo. Le nostre prospettive di vita, quindi demografo, la speranza di vita, quanto ci aspettiamo in media di vivere? Ecco, nel 1967 era 71 anni, nel 2017 83 anni, 12 anni di differenza su 50. Quando uso queste cifre, Carlo Alberto mi perdonerà se ho già sentito la storia, dico, è come se ogni giorno avessimo 5 ore gratis. La speranza di vita nel lungo periodo aumenta, le prospettive di longevità aumentano e quindi ogni giorno guadagniamo speranza di vita, ci arriva un pezzo del giorno che non ci porta a invecchiare. Per un pezzo del giorno non invecchiamo, quindi questo pomeriggio è gratis. Notizia positiva. Quindi nascita è correlata alla felicità e tutto sommato l'Italia, leader a livello mondiale, non so se grazie al caffè, magari c'è anche quello, nella longevità, forse dovrebbe pensarci un pochettino di più. Perché è importante anche fare questa diagnosi del dove siamo oggi, se effettivamente si sta meglio rispetto a 50 anni fa? Perché molte delle discussioni che si sono fatte anche in politica negli ultimi anni hanno a che fare con il tema del si stava meglio prima oppure non abbiamo più niente da perdere. Attenzione che il non abbiamo più niente da perdere è molto pericoloso. Se invece realizziamo che tutto sommato abbiamo guadagnato qualcosa, il lavoro è servito, il progresso è servito, allora ci rendiamo conto che abbiamo qualcosa da perdere. Distruggere quello che abbiamo costruito potrebbe portare delle conseguenze negative, per esempio distruggere la creazione dell'Unione Europea. Io sono stato in Gran Bretagna fino al 2017, quindi ho visto tutto il periodo che ha portato al referendum. Ecco, anche là c'era questa sensazione. Beh, le cose stanno andando male, sta andando molto peggio rispetto a come era il passato, anche là oggettivamente non è vero, e quindi proviamo a distruggere tutto e ripartiamo da zero. Attenzione che la distruzione poi potrebbe portarci indietro. È molto importante andare a guardare in modo oggettivo i dati, e la demografia su questo ci aiuta, perché abbiamo tanto anche da perdere. Mi sembra una prima conclusione piuttosto rilevante, no? Allora, Carlo Alberto, ti ho visto in diversi momenti, diciamo pure, proattivo. Allora, quindi, se volevo litigare con l'Ermete. Esatto, allora, so che tu ami alzarti, se ti vuoi alzare hai qua la tua presentazione. Dacci il tuo punto di vista su questo ed altro. Sì, intanto no? Che metto la presentazione in regia, sì. Grazie. Beh, vedi, la felicità per me è un prodotto dell'organizzazione, un po' come il caffè, cioè si può costruire, progettare e in un certo senso anche proporre e vendere. In questo senso mi fa piacere l'ultimo premio Nobel, perché dimostra che anche la povertà ha una microeconomia dell'organizzazione. Per me la felicità si può oggettivamente produrre
non dico in scala industriale, ma certamente come prodotto sociale. E quindi attento, mi fa piacere che tu abbia citato Filangieri e Franklin, perché ciò che rimane dell'individuo invece è la ricerca della felicità, perché c'è la libertà di sceglierla, ma la felicità oggettiva si può produrre come un prodotto quasi semi-industriale. Quindi ho scelto di titolare la mia piccola chiacchierata Crescere a tutto tondo, con un gioco di parole che ovviamente richiama il tema dell'economia circolare, la sostenibilità circolare, perché il principio è che oggi la felicità, e cito l'elefante del reddito di Branko Milanovic, è fondamentalmente una percezione relativa. Cioè, non è mica vero, Francesco ha detto chiaramente, che hanno ragione i laudatores temporis actis, è una balla colossale che sta a meglio 50 anni fa, ma la felicità è una percezione relativa. Se vedo che gli altri crescono più di me, per quanto io stia crescendo, mi percepisco infelice. L'elefante del reddito che dice che cinesi e indiani sono cresciuti tantissimo, che i californiani, che è la proboscide, sono cresciuti tantissimo, ma noi, classe occidentale media, in realtà siamo sostanzialmente fermi, non è che siamo andati indietro, siamo cresciuti meno degli altri. La percezione relativa ci rende infelici, il che ti dimostra che la felicità non può essere isolata dal contesto, è un prodotto sociale, come lo è la crescita. Allora, se questa è la premessa, noi dobbiamo capire come si fa a rimettere in moto un meccanismo sostenibile di felicità. E la tecnologia, da un certo punto, ci obbliga, scusami, a passare da un concetto di felicità, fammi dire, alla Ermete, cioè materiale, con la quantità di rifiuti, le tonnellate di CO2, che è un posto sfigato, scusami, cioè, sento un po' un certo odore di unto, a un modello invece, scusami, di metrica dell'intangibile. Ti faccio capire una cosa che a me sta molto a cuore. Il vero global warming oggi, per me, è un global warming organizzativo. Cioè, noi abbiamo modelli organizzativi che producono CO2 culturale. Cioè, sfruttano le persone, le sputano nel sistema previdenziale, avendole consumate come dei limoni. Questa è una cosa inaccettabile per me. Quando dico che la felicità è un prodotto organizzativo, vuol dire che l'organizzazione deve farsi carico della tua vita, in tutta la vita, non ti prenda 25 anni laureato e ti sputa a 62 con quota 100, mi spiego? Per me le organizzazioni hanno il dovere sociale di internalizzare le esternalità negative delle competenze. Se tu invecchi in azienda, l'azienda non può risputarti nella società dicendo: il vecchietto dove lo metto? No, il vecchietto te lo tieni, nel senso che ti devi far carico della sua permanent employability. E questo si fa ovviamente puntando su tematiche che oggi chiamiamo ESG, dove però a me interessa non la E di environment, fammi dire, c'è Ermete per quello, no? Che è lì che conta i tonnellate di rifiuti, che fa l'umido, queste robe qua, fammi dire, un po' da A2A, se posso dire, no? Io preferisco parlare della componente S&G, cioè social, ma soprattutto governance, perché per me la tesi è fondamentalmente che esiste una microeconomia dell'organizzazione della felicità. E quindi c'ha ragione anche quel vecchio falco di Larry Fink che dice: signori, adesso non mettiamo più un centesimo nelle aziende che non hanno un progetto di sostenibilità organizzativa. Ma non perché siano diventati buoni, quelli di BlackRock, figura, sono gli stessi falchi di prima. È che è troppo rischioso investire in aziende senza questo progetto di felicità sostenibile, quindi sense of purpose. Peraltro ci pensano anche i consumatori, i quali in pochi anni, ormai siamo andati al 64% di percentuale di consumatori, che scelgono, cambiano o addirittura boicottano un'impresa sulla base del modello sociale, cioè what you stand for. Quindi attento che non è soltanto il sistema dell'offerta, cioè l'organizzazione, anche il sistema della domanda che adesso chiede un sistema di valori sostenibili. Quindi quando dico che la felicità è un prodotto, e quindi c'è un mercato per la felicità, fammi dire da microeconomista, no? Allora bisogna imparare a produrlo e a venderlo, e bisogna convincere qualcuno a comprarlo, the pursuit of happiness, che rimane un atto libero, capisci? Rimane un atto libero, perché sennò siamo nel comunismo, la felicità come monopolio dell'organizzazione statale imposta a tutti. Allora, quello non mi va bene, eh? Quello è un mito della felicità, come dire, deterministico. Io da liberale dico: la felicità si può produrre, ma devi comprarla tu, mi spiego? E devi scegliere che felicità vuoi. Te la lascio, ti lascio anche il diritto di essere infelice, se proprio preferisci, no?
il principio del, come dire, dell'eternità del Tafazzi. Il Tafazzi ha ragione di esistere dal mio punto di vista, perché è l'esistenza del Tafazzi che definisce la mia felicità. Ti dicevo prima, la felicità è un parametro relativo, non assoluto. Però fammi dire una cosa, troppa enfasi, secondo me, la mia critica ermetica è questa, troppa enfasi al tema E, all'environment. Quando dico che il vero global warming è organizzativo, e quindi ha ragione Francesco a parlare di demografia e di statistica, no? Il mondo va avanti per gli intangibles, la quota della manifattura sul PIL globale non arriva al 18%, i servizi fanno più del 78%, l'agricoltura fa il 3,5%, quindi per farvi capire, mentre ai tempi dell'Unità d'Italia l'agricoltura era l'82% della forza lavoro, quindi quando la gente mi dice adesso abbiamo finito tutti i lavori, ma che stupidaggine è, il lavoro non è una costante, in compenso la quota degli investimenti intangibili è stata sorpassata per la prima volta nella storia dalla quota di investimenti in intangible. Il mondo è fatto di software oggi e di dati, non di chilogrammi di rifiuti. L'Italia, se vuoi, in questo, con tutti i suoi pregi, per carità, è ancora un posto dove l'economia è troppo sbilanciata sul tangibile. Ed è un paradosso, perché noi abbiamo un'enormità di intangibles, ma se vai a vedere la quantità di investimenti, noi e i tedeschi abbiamo una quota di tangibles che è doppia degli intangibles, laddove le società tipo Svezia, UK e quant'altro, un po' per l'economia dei servizi, un po' per questo principio, fammi dire, soft, hanno una quota di intangibles superiori. E purtroppo gli italiani, se vai a chiedergli di investire, questi sono investimenti, no? Allora all'italiano gli piace il capanon, te capisci? Il macchinon bello grosso che si vede. Se vai a dirgli investi in software, il software, si crea il software, il dischetto, la pennetta, non capiscono giustamente e preferiscono la roba di ghisa, con l'effetto che ovviamente poi abbiamo problemi di sostenibilità ambientale. Peraltro, se vado a vedere poi i numeri dell'Italia, l'Italia non è che non investe, è che investe in macchinari, investe in immobili. Siamo primi per investimenti in macchinari, ultimi per investimenti in proprietà intellettuale. Cioè abbiamo proprio un'inversione di questo genere qua. Ma in generale poi l'effetto è questo. Riga gialla, export italiano, che va benissimo. Riga rossa, investimenti italiani in Italia. Meno 25%, cioè siamo un popolo assurdo, lo diciamo prima, no? Il popolo che non ha stima di se stessi quando tutto il mondo lo invidia, cioè siamo in una situazione in cui tutto il mondo compra Made in Italy e noi siamo qua a crogiolarci nel dolore. Io, una cosa che ho scritto lì col fumetto, che mi hai fatto fare la foto col fumetto, che figura, c'è una reputazione da difendere, e tu mi fai sembrare il signor Bonaventura, quello col milione, no? E ho scritto una cosa proprio molto leopardiana, ho detto: l'economia della felicità è il sabato del villaggio globale, virgola, perché la virgola ci voleva, no? Equilibrio fra attesa e consapevolezza. Se torni a Leopardi, cos'è la felicità? È l'attesa, no? Il sistema, l'economia, teoria delle aspettative. Ma se è solo attesa è anche illusione, quindi occhio che ti becchi una cantonata, è delusione. Se è solo consapevolezza è magari pessimismo o addirittura finta consapevolezza, cioè pessimismo ingiustificato. La felicità sta lì, nell'equilibrio fra attesa e consapevolezza, ma che è proprio pensata bene, è giusta. Ah, sì, e qui si capisce che gli italiani invece hanno un problema di non avere attese, cioè guardare al passato, e di essere anche pure inconsapevoli dei fatti. Quindi cioè filotto bevuto, per chi giocava a biliardo, della realtà. Peraltro un paese che non crede più nell'istruzione superiore come strumento di mobilità sociale. A noi in Bocconi ci tocca importarli dalla Cina gli studenti, perché i nostri qua non credono più che mandare i figli a scuola si faccia far carriera. Anzi, tu mandi i figli a scuola e poi ovviamente non fanno, che ne so, il ministro degli interni o quello dello sviluppo sociale, perché è ovvio che si va in selezione avversa, no? Se studi, bravo, non ti facciamo fare il ministro. Se sei un deficiente, farai il vice premier come minimo, no? Ed è ovvio che l'altro messaggio che diamo è fortuna, raccomandazione, l'Italia è il paese al mondo che mette più peso specifico nell'appoggino, nella raccomandazione e meno nell'educazione formale. Anche qui vedi che la felicità è un atto organizzativo, perché in Svezia tu lo sai che se studi, come dire, il merito viene premiato. Quindi vedi che c'è un prodotto processivo, è fatta di piccoli mattoncini, poi capisci, è una ricetta fragile, un po' come la maionese, no? Ci puoi mettere tutto l'olio e limone, ma alla fine è delicata. And the pursuit of happiness alla fine è una sintesi individuale. Però gli ingredienti ci sono. L'altro elemento è
noi siamo un paese che scommette sugli immobili, non solo sulla casa, il capannone, no? Ma anche sul fatto che dove nasci crepi lì, maledetto. E in effetti noi emigranti, dico così perché ciascuno di noi è un po' emigrante, nessuno qua è milanese. Sai perché è il bello di Milano? Perché nessuno è nato qua. E quindi, per fortuna nessuno è nato qua, perché questo è un posto dove non ti chiedono dove sei nato, ti chiedono dove vuoi andare. E questa è la differenza di Milano, capite? Non ti chiedono di chi sei figlio, ma che figli vuoi fare. Scusami per l'elogio mediolanensis, ma ci vuole. Perché? Perché siamo tutti maledettamente immobili, che siamo inchiodati lì, cazzarò, come gli slovacchi? Poi dico, lo slovacco lo capisco, dove può andare lo slovacco? Ma tutti gli altri hanno un'indice di mobilità, e l'altro è la immobilità professionale. Eccoli, inchiodati allo stesso lavoro, attaccati al posto di impiegato del catasto per tutta la vita, con un effetto che ovviamente è chiaro che poi ti viene la depressione, perché una delle fondamentali componenti del microeconomia della felicità è la scoperta, è la sfida, è il rialzare l'asticella, no? Peraltro c'è un tema proprio fisicamente organizzativo. Nel momento in cui abbiamo imprese troppo piccole, troppo paternalistiche, troppo padronali per innescare questi processi, lo vediamo qua in basso a sinistra, cambiamenti organizzativi bassissimi e domanda di competenze di disrupti molto bassa, finisci di fianco alla Bulgaria. Cioè, è lì che lì siamo, apparteniamo a quel bel nucleo dei bulgari e dei rumeni, con tutto l'affetto. Con l'altra componente che dicevo prima, governance, bene, questo a livello organizzativo, andiamo su, andiamo nel consiglio di amministrazione delle imprese. L'Italia ha il record mondiale di componenti strettamente familiari nel CDA delle imprese. Governance de che? Se ci metto dentro, mi cugino, il figlio un po' rincoglionito, l'amante, cioè queste robe qua che diventano una specie di welfare, è ovvio che poi c'è una selezione avversa, no? Anzi, più è coglione il figlio, più lo metti in consiglio di amministrazione, meno fa meno danni, perché se lo nomini capo della produzione ti imballa la fabbrica, no? Dai, chiudo, perché è ovvio che devo fare un po' di cabaret. E l'altro elemento qual è? Ragazzi, cioè io e Francesco li formiamo i giovanotti, poi ve li mandiamo in azienda e voi maledetti cosa fate? Non li pagate, perché questi sono i fatti. Qui si vede che l'Italia è l'unico paese dell'Ocse che ha zero wage pressure for high skills industry. Cioè, noi vi mandiamo gli ingegnerini, i masterini, le robe, i ragazzi svegli, studiate, voi cosa gli date? 850 euro, però poi vediamo, intanto fai le fotocopie e a fare lo stage. Ma che roba? Oh, questi giustamente prendono, se vanno in Germania, e danno 3.000 euro e correre. Ma come si fa? Se if you pay peanuts, you get monkeys. Non so come dirla. L'ho detta bene, ecco. Il problema dell'Italia, non date retta a quei millantatori. Il problema dell'Italia non è l'immigrazione, che pure è un problema di selezione. Il problema è l'emigrazione. Noi accettiamo una sconfitta generazionale gravissima, che è, perché vi guardo, cioè avete anche voi il parente, il cugino, il fratello, il figlio che ha qualcuno che vuole all'estero. Io, figuriamoci, è giusto andare all'estero, ma andare all'estero come fuga è un paese che confessa la sua sconfitta. E qui un po' mi incazzo, perché essere, lo dico da milanese, essere contenti che i nostri figli vadano fuori, come dire, effetto arca di Loè, no? Che ci metti sopra i leocorni, che sono i leocorni, mai capito? Gli unicorni, sì. Cioè, li mettiamo sull'arca di Noè e questi vanno perché qui stiamo affondando. È una grande sconfitta, è inaccettabile che una società borghese professionale metta sull'arca di Noè la prossima generazione. E non lo dico da nazionalista, io non sono nazionalista, lo dico, come dire, demograficamente, vuol dire che facciamo biologicamente dei figli, ma socialmente non siamo in grado di accudirli, non gli stiamo offrendo il contesto in cui per forza poi, come dire, siamo infelici, perché per primi trasmettiamo l'insicurezza e la mancanza di prospettive. Chiudo dicendo, e chiudo con Michelangelo, proprio per farla semplice, questa è la felicità, signori, la felicità è un'arte per via di levare. La felicità è un San Matteo, questo è San Matteo, è un'incompiuta, sta alla Galleria dell'Accademia, se la ricordate. Ah, ricordate ragazze? Sì, lo so che la ricordate, che andate alla Galleria dell'Accademia e guardate in fondo al corridoio che c'è il David. Vi voglio subito rassicurare, è una demo come quella di Microsoft. Maschi italiani così non ne fanno più, è capitato.
cioè 5 metri di marmo bianco, cosa, vi fate vedere strane idee. Girate a destra, questa è la prima scultura sulla destra, ed è più bella del Michelangelo, del David. Questo è Matteo, e cosa fa Michelangelo? Dice, io guardo un pezzo di pietra e dentro ci vedo l'anima che vuole uscire. Allora, per me questa è la felicità. La felicità è un'arte di togliere ciò che blocca la volontà di uscire, di andare, no? Di raccontare una storia, perché quello sta facendo Matteo, ha in mano un libro che vuole leggere al mondo, capite? Allora, per me l'obiettivo organizzativo è insegnare la scultura, l'arte per via di levare, il togliere gli orpelli, il liberare le anime che vogliono correre, l'intuire che dentro c'è una storia da raccontare che va lasciata libera. Se necessario, ragazzi, bisogna prenderla a martellate, va bene? Grazie. Grazie. Allora, grazie a entrambi, abbiamo il tempo di un commento ulteriore e di un bridge, di un ponte con la sessione che seguirà, perché molto chiaro, devo dire, entrambe, come dire, le visioni. Uno dei grandi temi che non sono stati affrontati o solo sfiorati è quello del common good, no? Cioè del bene pubblico, che è un elemento che invece nel rapporto della felicità pesa tanto in modo negativo sulla posizione dell'Italia, no? Per cui da un lato un paese di grandi beni privati, spesso anche sepolti, e invece un paese in cui proprio non abbiamo neanche la concezione del, cioè noi diciamo common good e bene pubblico, non capiamo, no? Perché sono secoli che questa cosa, avendo subito tanti dominatori, probabilmente proprio non ce l'abbiamo neanche nel DNA. Allora, su questo, perché poi faremo un incontro sulla rigenerazione urbana, no? su come faticosamente qualcosa sta avvenendo, no? Anche in questo senso, partendo da Milano probabilmente, no? Che è un caso oggi ormai studiato non solo più in Italia ma anche in Europa, insomma, una cosa che ci deve rendere orgogliosi. A parte che tu a Milano quindi ci sei nato, quindi ce n'è uno. No. Ok, però hai parlato, diciamo, da milanese, io sono napoletano, lui è ancora più a sud, quindi... Io confesso di essere nato a Milano. Però, insomma, diciamo che anche nei tratti sei sicuramente più un terrone, sono, no? Sono terrone, rispetto a lui, sono che terrone sembra, dentro. Cioè, lui sembra proprio un milanese, cioè, proprio, no? Allora, proprio un milanese. Allora, su questo tema del common good, del bene pubblico e di quanto in effetti può pesare, al di là dei numeri, no, che sono, che tu hai, che abbiamo commentato insieme anche quando abbiamo organizzato questo incontro sul Worldwide Happiness Report, che cosa possiamo aggiungere? C'è anche proprio magari un suggerimento, un consiglio, una visione su questo tema? Due cose, una sul migrazioni e migrazioni. Anche la migrazione è una ricerca di felicità. Quindi si va in un posto per cercare la felicità e è la stessa motivazione che ci spinge ad avere figli. Noi facciamo figli oggi in un posto dove pensiamo che possano crescere felici e quindi vogliamo anche portarli dietro. Siamo disposti a rischiare la vita nel Mediterraneo portandoci dietro il figlio e magari morire assieme perché vogliamo una vita migliore noi e il figlio. Chiaramente dobbiamo partire da questo concetto. Tutti cercano la felicità e se vogliamo concedere, se volete, un equilibrio demografico a questo paese, dobbiamo offrire non solo la possibilità di venire o di restare in Italia, ma la possibilità di essere felici. Sul tema del bene comune, mi vengono in mente un po' di ricerche di un mio illustre collega, Guido Tabellini, che anche in questo caso sfrutta un pochettino l'eterogeneità dell'Italia e va a studiare alcune differenze culturali importanti, dalle quali magari viene fuori anche Milano. Una variabile connessa alla felicità è quella che noi chiamiamo trust, la fiducia, oppure la fiducia generalizzata. Ecco, la fiducia in Italia varia in particolare tra nord e sud, ecco, per ritornare un po' alla mia parte meridionale. La fiducia è un bene pubblico e il common good è connessa alla fiducia che abbiamo verso gli altri. E aggiungo, la fiducia è anche connessa all'equilibrio demografico, perché con dei colleghi siamo andati a vedere a livello internazionale se la fiducia potesse essere connessa alle dinamiche
demografiche in questo modo, e vi do un esempio molto pratico. Allora, nel momento in cui siamo in un'economia moderna, è scontato che in una coppia idealmente lavorino entrambi. Quindi qualcuno si deve occupare dei bambini. Ecco, ma noi ci dobbiamo fidare delle persone a cui diamo un bambino. Non è un caso che lo sviluppo degli asili nido pubblici sia stato effettuato dove? Nei paesi scandinavi e in alcune zone dell'Italia dove la fiducia è molto elevata. Ecco, queste sono le zone dove oggi c'è common good, c'è anche un buon equilibrio demografico, e qua c'è Milano e una buona parte del nord che sta tenendo assieme le cose, quindi si fanno figli, si attirano immigrati e magari si riescono a tenere i talenti giovanili. Ecco, una nota positiva dalla Bocconi. Domani farò il ritrovo insieme a molti che come me hanno iniziato a Bocconi 30 anni fa, e molti ragazzi allora venivano dal sud, oggi la Bocconi è più internazionale, vengono da tutto il mondo. Ecco, devo dire che molti sono rimasti a Milano, perché a Milano hanno trovato la possibilità di cercare la felicità. Ecco, common good è un aspetto molto importante, e una delle nostre sfide è iniettare fiducia, orientamento verso il bene comune in una parte dell'Italia, dove metto anche tra l'altro la capitale, che purtroppo in questo momento ha un punteggio basso. Carlo Alberto, bene pubblico e felicità in Italia. Sì, il bene pubblico che diceva adesso Francesco del trust è una cosa. Io ci aggiungo un elemento importante che mi sta molto a cuore, che è il bene pubblico finanziario. Questo paese ha inventato le banche e ha inventato le assicurazioni, cioè due fenomeni di organizzazione di un bene privato che, se ben organizzato, diventa bene pubblico. No? La suddivisione del rischio e la distribuzione tra risparmio e investimento. Alla fine trust è quello, no? Io mi fido, do i soldi a una banca che li investirà bene e me li restituirà con qualche interesse domani, rinuncio oggi per far crescere domani. Basta, cioè la mappa dell'offerta e della domanda di assicurazioni, di risparmio e di investimento riproduce quella demografica organizzativa che dice Francesco. Io lo vedo descrivendo i flussi di risparmio e investimento e descrivendo i flussi di assicurazione e riassicurazione, che sono fenomeni peraltro molto ben misurabili di produzione di bene sociale. Qual è il problema? Che l'Italia è ricca, ma se la ricchezza non si organizza tramite il bene pubblico della fiducia, rimane inerte e, come i talenti del Vangelo, finisce sottoterra, capite? Mentre perché produca frutto ha bisogno di essere immessa in un meccanismo organizzativo, per esempio appunto banche e assicurazioni. Ci aggiungo un mestiere che mi sta molto a cuore, perché lo faccio, tu lo sai, io faccio l'amministratore di un fondo di venture capital, e la venture capital è una delle più grandi scommesse del futuro, perché tu sei illiquido magari per 10 anni, scommetti su 10 cose e 8 vanno male, però quelle 2 magari cambiano il mondo. E anche questo è un atto di profonda fiducia, perché stai dando non solo i tuoi soldi, ma stai scommettendo sul fatto che qualcuno faccia il Diogene del talento e vada a scoprire tra le 1000 idee quelle poche che hanno merito. E capisci che delegare la selezione del merito è un atto di grandissima fiducia. In effetti serve enorme propensione al rischio e serve grande professionalità. Guarda caso, l'unico posto a Milano, cioè in Italia, dove c'è un humus da venture capital è Milano, c'è qualcosa a Bologna, qualcosa a Padova, ma siamo nel grande triangolo della Padania, perché se appena scendiamo, quella capacità di produrre trust, che in questo caso è un bene collettivo di straordinaria importanza, se no quella soft economy, quegli intangibles non li produciamo. Ancora una volta, la tutela della proprietà intellettuale è un'altra situazione che richiede bene pubblico. Noi facciamo fatica a brevettare, anche perché abbiamo un sistema giudiziario così farraginoso che non è in grado
di, come dire, di tutelare il bene pubblico della proprietà intellettuale privata, capisci? Io l'ho buttata sull'intangibile che mi sta a cuore, è chiaro che l'asilo è più visibile, però banche, assicurazioni, proprietà intellettuale, venture capital sono segnali chiari e sono tutti segnali in cui l'Italia purtroppo, pur avendoli inventati, il mecenatismo l'abbiamo inventato qua, capite? Il Michelangelo, servivano i papi e i cardinali per finanziare queste cose qua, cos'era? Venture capital della cultura, quello, questo è mecenatismo, investo per qualcosa che avrà risultati fra 20 anni, magari non lo vedrò nemmeno io, e costruisco bellezza. Perché Milano è l'unico posto dove si costruiscono, come dire, interi quartieri della bellezza? Perché? Perché abbiamo la scommessa che quello che stiamo vedendo adesso lo godranno i nostri figli, abbiamo trasformato questa città. Lo dico con orgoglio. Questo è perché invece vedi Roma che decade? È perché lì il trust è stato devastato, e non è una questione, capisci, di un partito o di un altro, è una questione della incapacità di produrre questo bene intangibile che dal mio punto di vista è un prodotto del coordinamento sociale. Alla fine, ripeto, è una carenza organizzativa, è una carenza di imprenditorialità sociale ed è molto microeconomica. Infatti l'elemento empirico un po' randomico del premio Nobel di questa settimana è che vai a scoprire che la povertà alla fine è un sistema di incentivi, di coordinamenti, di atteggiamenti psicologici, e non è solo capisci, trasferimenti macroeconomici, megaprogetti della Banca Mondiale, non è nemmeno anche un balcone con un deficiente che dice che per decreto l'ha abolita, perché palesemente quel signore non ha capito di cosa stiamo parlando, e il premio Nobel dell'altro giorno è uno schiaffo, se volete, scientifico a quel genere di stupidaggini. La povertà non si abolisce per decreto, e nemmeno la felicità si fa per decreto, perché questo è il comunismo, ok? La felicità è una ricerca che però ha bisogno di un'offerta organizzata, che è fatta di beni materiali, certamente sostenibili, ma sempre di più, è cercato di dimostrarlo, di beni immateriali organizzati. Allora, grazie.